Un appello rivolto all'amministrazione cittadina, all'intera classe politica e ai cittadini della Valle Peligna per far sentire la propria voce e mobilitarsi contro lo scempio che la SNAM e le istituzioni si apprestano a compiere, quello che i comitati cittadini per l'ambiente di Sulmona lanciano oggi con maggiore forza dopo la scoperta di valore eccezionale fatta durante gli scavi di archeologia preventiva in corso a Casepente, dove sono apparse tracce di una capanna risalente all'età del bronzo circa 3500 anni fa, quando non esistevano edifici, la vita si svolgeva all'interno di capanne. Costruzioni rudimentali fatte di pali infissi nel terreno coperte con materiale vegetale misto ed argilla. Come quella appena rinvenuta a Casepente, una capanna di grandi dimensioni dove con molta probabilità vivevano più famiglie. Un ritrovamento che conferma il grande valore storico e archeologico dell'intera area, come già testimoniato dalla necropoli con circa 100 tombe risalenti al IV-V secolo a.C. e dai resti di due costruzioni e un muro, tutti di epoca italica e romana, rinvenuti dagli scavi già effettuati nel sito della SNAM. Un patrimonio che oggi rischia di essere seppellito per sempre sotto tonnellate di cemento della SNAM, come rimarcano i comitati dei cittadini per l'ambiente. Sembra infatti che il Ministero sia intenzionato già a rilasciare via libera all'impianto.